Benvenuti, questo è il reparto di assemblaggio definitivo dell'acciaio dove vengono prodotti tutti i nostri diffusori. E oggi sono qua perché oggi sono state prodotte 3 coppie, 6 pezzi dei diffusori che sono il nostro top di gamma in senso assoluto, l'acciaio Academy Ceramic. E lasciate che vi dica qualcosa di questi diffusori. L'acciaio Academy Serendipity contiene 40 anni di ricerca scientifica, contiene 40 anni di ricerca di psicoacustica, 40 anni di ricerca di acustica dell'ambiente, che è un parametro estremamente importante, e 40 anni di ricerca specifica di elettroacustica su tutti quelli che sono le parti che la compongono, ovviamente quindi i driver, gli altoparlanti, ovviamente anche il subwoofer, e non ultimo anche la, diciamo così, caratteristica della forma del diffusore, che ha un suo peso piuttosto consistente, anche quello, per ottenere il risultato della massima naturalezza possibile, cioè della totale mancanza di interpretazione. Prendiamo per esempio le membrane di questi driver sono membrane molto molto particolari che si ottengono per via di una termoformatura di un materiale che contiene parti di carbonio, fibre e altro materiale, e il loro pregio più importante in assoluto è il fatto che siano prive di taglio. Come potete vedere, il woofer e questo mid woofer sono privi di taglio, quindi non hanno la necessità di venire poi ricoperti da uno spiker, o meglio da un dascap, da un protettore per la polvere. Ma la cosa più importante è che questa tecnica di termoformatura della membrana permette di ottenere un livello di rigidità da tutto il sistema, da tutto l'equipaggio mobile, mai ottenuto in precedenza. I livelli di distorsione misurati, rilevati, sia per il woofer che per il midrange, sono praticamente dei record assoluti. Stesso dicasi per quanto riguarda il tweeter, che ha delle caratteristiche anche lui decisamente peculiari. In realtà questo altoparlante è un driver, è una membrana di 32 mm di diametro. Questo permette di avere un perfetto smaltimento termico anche ad altissimi livelli, e pur con una frequenza di incrocio molto 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 bassa. Ovviamente la forma del diffusore, questa forma totalmente arrotondata con una sagoma specifica precalcolata, permette di ottenere una distribuzione laterale e verticale, quindi sia sul senso orizzontale che nel senso verticale, perfettamente confacente a quelle che sono le esigenze del progetto. L'Academy Serendipity si sposa con l'ambiente d'ascolto ed è per questo che necessita di ambienti d'ascolto acusticamente abbastanza curati, anzi, ben curati se possibile, in modo da avere un giusto equilibrio tra quantità di energia che l'ambiente riflette e quantità di energia che l'ambiente invece assorbe. Bene, la risposta di frequenza è estremamente lineare, è estremamente regolare, soprattutto sotto il profilo psicoacustico. Voi sapete che il sistema percettivo, il nostro cervello, non è uniformemente sensibile a tutte le varie frequenze, ma ha delle parti dello spettro a cui è più o meno sensibile. Questa distribuzione dell'energia fa sì che in ambiente d'ascolto, quando noi ascoltiamo il diffusore, se l'ambiente d'ascolto presenta delle corrette caratteristiche acustiche, il livello di realismo della riproduzione e soprattutto di mancanza di interpretazione, quindi di correttezza riproduttiva, sarà semplicemente impressionante. Ma non è tutto. Un altro aspetto va sottolineato della Serendipity, ed è la capacità di Serendipity di correggere i problemi dell'ambiente d'ascolto, o meglio, il problema più grosso dell'ambiente d'ascolto, che è la risonanza della massa d'aria presente nell'ambiente stesso. Naturalmente più l'ambiente sarà grande, più la massa d'aria avrà una frequenza di risonanza più profonda, più bassa. Più l'ambiente sarà piccolo, più il livello di risonanza sarà più contenuto come frequenza, più basso di frequenza. Cosa fa Serendipity? Serendipity cattura la risonanza dell'ambiente e regolarizza la risposta dell'ambiente all'ascolto. E non c'è niente di magico tutto questo, è qualcosa di estremamente
sia pure scientifico, calcolato, e si basa su parametri che hanno a che fare con l'altezza dei driver, quindi dei subwoofer contenuti alla base del diffusore, la loro altezza dal pavimento, che quindi è molto molto vicina, l'altezza di questo altoparlante dal pavimento e ovviamente dalle riflessioni determinate dal soffitto e da tutte le altre ambienti e tutte le altre parti che riflettono l'energia in ambiente d'ascolto. Quindi Serendipity è attualmente il prodotto che più si avvicina al concetto di perfezione, al nostro concetto di perfezione, che significa mancanza di interpretazione, perché noi crediamo che l'interpretazione sia un diritto nelle mani solamente dell'artista, di colui che ha realizzato la musica che stiamo ascoltando. Un altro piccolo particolare che vorrei dirvi è l'attenzione che diamo per cercare di ottenere anche a livello estetico un qualche cosa di particolarmente curato e di particolarmente gradevole. Le varie doghe che compongono tutte le parti del diffusore sono preselezionate e scelte in modo da poter fornire un'estetica il più possibile uniforme e che abbia una sua bellezza, una sua eleganza, in modo che il diffusore possa essere inserito in tanti ambienti in maniera molto gradevole e con una sua, diciamo così, totale perfezione ed eleganza. Bene, questa è la parte posteriore di Serendipity. Da qui potete vedere dove ci sono le piastre con gli ingressi per il segnale e, giusto per mostrarlo, anche per farvi vedere che il diffusore è realizzato in due pezzi. La parte sottostante è dedicata al subwoofer, la parte soprastante è dedicata a tutte le altre vie. Come potete vedere ecco, da questo potete vedere, in mezzo ci sono quattro puffer, esattamente come questi. Questo è un elastomero realizzato con una densità specifica e riesce a eliminare il passaggio vibrazionale tra il subwoofer, che è la parte che ha la maggiore, diciamo così, quantità, intensità energetica, e l'altra parte del diffusore. In pratica non c'è trasmissione vibrazionale. Bene, come vi dicevo prima, ci sono queste due piastre che servono ovviamente per connettere il diffusore alla parte, all'ingresso, al segnale. Allora, il sistema viene realizzato in questo modo. Questa parte sottostante è l'ingresso dove arriverete con il segnale proveniente dal vostro amplificatore. Poi, successivamente, collegherete la parte sopra in questo modo. Da questa uscita andrete a collegare interamente il diffusore utilizzando questo ponte che diamo in dotazione. La lunghezza di questo cavo è la più corta possibile, naturalmente. Utilizziamo un cavo Supra, che sicuramente tutti voi conoscerete, che è un prodotto di ottima qualità e di un rapporto qualità-prezzo assolutamente conveniente. Questo permette, naturalmente, di poter utilizzare il diffusore anche in biamplificazione. Quindi, se voi avete intenzione di utilizzare due amplificatori, uno dedicato al subwoofer e uno dedicato alla parte alta, potete benissimo farlo eliminando il ponte tra i due, entrando ovviamente qui con il vostro amplificatore per le basse frequenze e direttamente qua con l'amplificatore dedicato alla parte medio-alta del diffusore. Ecco, questo è un po'... Si può fare una cosa simile anche utilizzando una B-wire, quindi un doppio cablaggio. Noi non siamo mai riusciti a percepire una differenza significativa nel collegamento con un doppio cablaggio. C'è chi la sente, naturalmente, quindi padronissimi di utilizzarla. Però sicuramente, in termini di prestazione, è significativa la differenza, è percettibile, con l'utilizzo di una biamplificazione. Beh, più o meno credo di aver espresso tutti i particolari più, come dire, più significativi di quello che è una Serendipity. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e ringraziarvi tanto per la vostra stupenda e calda partecipazione. Grazie, alla prossima.